La lavorazione del punto non ha bisogno di multipli. Andiamo ad avviare la nostra catenella con un numero imprecisato di punti e poi partiremo con la lavorazione vera e propria. Potete lavorare il punto direttamente sulla base di catenelle o avviare il lavoro con un giro completo a punto base tunisi. Per chi non fosse pratica della tecnica, trova la playlist dedicata sul canale. Partendo dal secondo punto che abbiamo sull'uncinetto, il cappietto, questo è il primo, entriamo nella seconda catenella ed estraiamo la nostra asolina e continuiamo in questo modo per tutti i punti che abbiamo caricato. Io sto iniziando il lavoro con il giro, come vi dicevo, a punto base tunisi. Ho lavorato per intero il mio primo giro a punto base tunisi e partiamo con la lavorazione del punto vero e proprio. Per questo punto porteremo il filo che abbiamo sul davanti del lavoro. Allora, portiamo il filo sul davanti, entriamo nel primo punto dopo il punto di margine, riportiamo il filo sul dietro, passando da sotto al filo ci giriamo intorno, andiamo dietro, carichiamo e andiamo ad estrarre il punto. Di nuovo, filo sul davanti, entro nella barretta verticale del punto successivo, riporto il filo sul dietro, passando da sotto il filo davanti, ci giro intorno e vado dietro, carico e vado ad estrarre il mio punto. Filo sul davanti, entro nel punto successivo, riporto il filo sul dietro, passando da sotto al filo, dal davanti vado sul dietro, carico il punto e lo vado ad estrarre. E continuo in questo modo per tutti i punti che ho caricato per il mio lavoro. Andiamo a lavorare gli ultimi punti e poi entreremo nel punto di margine prendendo tutte e due le asoline come siamo soliti fare. Lavoriamo l'ultimo punto, portiamo il filo davanti, andiamo a prendere il punto di margine, vedete, entrando in tutte e due le asoline che lo compongono, e quella davanti e quella di dietro. Portiamo il filo di nuovo sul dietro, carichiamo la solina e andiamo ad estrarre il punto. Nel giro di ritorno andiamo a lavorare come per il punto base tunisi. Carichiamo il filo e la prima solina la scarichiamo singolarmente, le restanti due alla volta. Carichiamo il filo, chiudiamo due, carichiamo il filo, chiudiamo due, carichiamo il filo, chiudiamo due. E continuiamo in questo modo per tutto il giro di ritorno. Terminato il giro di ritorno, si riparte dal giro di andata del secondo giro che abbiamo lavorato. Entreremo nella barretta verticale, questa che si è venuta a formare sopra il nodino. Portiamo il filo sul davanti, entriamo
nella barretta verticale quella subito dopo il punto di margine, riportiamo il filo sul dietro, da sotto passiamo, carichiamo la nostra solina e andiamo ad estrarre il punto. Di nuovo filo sul davanti, entro nella barretta successiva, riporto il filo sul dietro, passo da sotto, carico il mio gettato e vado ad estrarre. Vi consiglio di mantenere morbida la tensione del filo, altrimenti vi si vanno a stringere i punti. Filo sul davanti, entriamo nella solina successiva, riportiamo il filo sul dietro, carichiamo da sotto ed estraiamo. E continuiamo in questo modo per tutti i punti che abbiamo sull'uncinetto. Quando arrivate al punto di margine, ricordatevi che dovete entrare nella solina davanti e nella solina di dietro, prendendo in questo modo tutte e due gli anellini. Quindi filo sul davanti, entro nell'asola verticale, riporto il filo dietro, carico da sotto e vado ad estrarre. Lavoriamo l'ultima barretta prima del punto di margine e vi faccio rivedere la lavorazione del punto di margine. Portiamo il filo sul davanti, entriamo in tutte e due le asoline che compongono il punto di margine, riportiamo il filo sul dietro, carico. E vado ad estrarre la solina. E andiamo a partire con il giro di ritorno. Carico il filo, scarico la prima singolarmente, carico il filo, le successive due alla volta. 2 2 e 2. Terminato il giro di ritorno, riprenderemo la nostra lavorazione ripartendo dal giro di andata del secondo giro fino a completare la nostra lavorazione. Così è come si presenta la nostra lavorazione. Questo è il fronte e questo è il retro. Vedete che anche il retro si presenta molto bene, quindi potrebbe essere usato sia dal rovescio che dal dritto. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella per ricevere le anteprime dei tutorial. Io vi saluto e vi aspetto per i prossimi video.